Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile doppia dedicata a CodeTalker, quindi vedremo prima questa lista che è la versione control e poi daremo un'occhiata anche all'altra versione che è quella combo. Entrambe le liste sono di tema Falcon, che ringrazio ancora, e dopo le due profile ci sarà anche una sezione farcitissima dedicata alle combo che potete andare, diciamo, ad imbastire sul tavolino con entrambe le versioni. Vi dico già ragazzi che proverò di essere il più sintetico possibile in queste due profile per il semplice fatto che comunque sia non è la prima volta che vi porto CodeTalker o Mazzi Cybers in generale sul canale, quindi parto dal presupposto che la maggior parte di voi conosca già bene o male gli effetti delle carte che vi faccio vedere oggi. Quindi non indugiamo oltre e cominciamo con la profile control. Abbiamo tre copie di Parallelixid, semplicemente un mostro che può calare in special, ci dà ciccia sul tavolino per continuare con le nostre combo. Tre copie di Lady Debug, lei in pratica su normal special è un cerchino per un mostro cyberso piccolino, tutto qua. Tre copie di Cyber's Gadget, lui è un Reborn e se viene mandato dal campo al cimitero ci permette di specialare un tokenino. Tre copie di Microcoder, la carta è molto particolare perché la possiamo utilizzare dalla mano se stiamo andando a calare un CodeTalker, quindi la utilizziamo come materiale link in pratica. Può essere un cerchino per una carta Magia Trappola Signet oppure un addino per un mostro di livello 4 cyberso, quindi molto versatile. Anche il code generator lo possiamo utilizzare da mano come materiale link per calare mostri CodeTalker e lui può essere una Foolish Burial per un mostro cyberso con 1200 attacco meno oppure un addino. Cyber's Converter è un extender che possiamo calare da mano se controlliamo solamente mostri cyberso e può convertire un mostro non cyberso in un cyberso se lo andiamo a normalare. Però Dot Scraper ci offre semplicemente un riciclo incredibile perché quando viene mandato al cimitero lo possiamo andare a specialare, quando viene bannato lo possiamo andare a specialare. Andiamo poi alle Entrap con 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Bell, 3 Veiler e 3 Corvi DD. È un reparto Entrap comunque sia abbastanza grande, però le dobbiamo giocare per il semplice fatto che comunque è vero che questa è una lista control, ma comunque non fatevi ingannare dal nome perché il control si può fare anche con l'Entrap. Andando a giocare trappole è vero che potremmo avere più roba per incidere quando partiamo primi, perché potremmo andare a giocare Judgment di main, potremmo giocare Crackdown, Ice Dragon Prison o comunque sia carte similari. Il problema è che poi la volta che perdiamo il dado, se siamo pieni di trappole non facciamo praticamente nulla o comunque facciamo una gran fatica a utilizzarle poi a turno 3, perché l'avversario avrà comunque già una board, avrà dei negate e sicuramente non saranno efficaci come possono esserlo ad esempio le Entrap. Per quanto riguarda le magie, due copie di Desires, le carte in più ci servono, il mazzo comunque si ha bisogno di benzina per giocare, le cosine più importanti sono in triplice copia, quindi è abbastanza difficile che tirando una Desires andiamo in pratica a deflagrarci il deck. Due copie di Scapegoat, la carta va a darci dei body sul tavolo che è la cosa che ci interessa di più e se rimangono effettivamente sul board abbiamo poi modo di convertirli in cose interessanti, lo vedremo meglio nella sezione delle combo. Una copia di Silent Mining, la andiamo a giocare mono perché comunque sì, abbiamo modo di cercarcela, ne possiamo comunque attivare solo una per turno, rimane un utile cerchino per fissare un po' la consistenza del mazzo ma ci basta mono. Colpa di Grip tutti sapete cosa combina, quindi non penso che la dobbiamo spiegare. Salamangreat Sanctuary, abbinato ovviamente al Link 1 Salaman, li abbiamo qua dentro perché ci permettono di fare Chain Block. E terminiamo con il repartino trappole dove abbiamo due copie di Strike, che è comunque una carta sempre significativa, considerando che noi comunque tecnicamente vorremmo partire per primi. Se vediamo Strike riusciamo ovviamente a rafforzare un attimino la nostra board iniziale. E la monocopia di Silent Conflict, che è in pratica l'Omni Negate di Archetype, che va a negare magie, trappole oppure effetti di mostro. Se l'attiviamo quando controlliamo un CodeTalker, e l'attiveremo sempre quando controlliamo un CodeTalker, neghiamo l'attivazione della cosa del caso, andiamo a bannare la carta e se lo facciamo blocchiamo anche l'avversario da potenzialmente attivare carte con lo stesso nome di quella che abbiamo bannato. Passiamo alla side con tre copie di Arrestato per sbaglio, in pratica va a bloccare le addate da mazzo, quindi l'unico modo di prendere carte dal deck e pescarle. Tre barriere dimensionali, tutti avrete imparato a conoscere questa carta nell'ultimo periodo, quindi non penso che la dobbiamo spiegare. Tre copie di Cosmic Cyclone perché degli slot dedicati al backrow removal ci servono, la backrow va rispettata sempre. Tre solenni che andremo a sideare quando siamo sicuri di andare going first e tre carte che ci aiutano nel going second, quindi Mind Control, Pancratops e Cambiare Idea. Extra deck con Access Code, altra carta che tutti conoscerete sicuramente, abbiamo tutti imparato ad amare l'uomo con la pipetta, almeno qua dentro lo giochiamo nel suo mazzo abbinato quindi non ci possiamo lamentare. Due copie di Transcode che ci serve il 90% delle volte per fare scaletta dentro Access Code. Se capita di tenere
tenerlo sul tavolino comunque ci porta delle utility interessanti, perché pompa i collincati e va anche a proteggerli dal target, dalle carte del nostro avversario. Quindi in qualche matchup comunque può essere significativo anche solo lui. Due copie di Itzul, guadagna 500 per ogni mostro che lo punta. Come effetto qui ci racconta che possiamo pagare 1000 per pescare una carta, e se abbiamo 2000 life points o meno possiamo applicare il seguente effetto. Lo andiamo a bannare dal tavolino. Ce lo facciamo, specialiamo un mostro link 3 o inferiore 6 verso dall'extra deck tranne Itzul. Due Splash Mage, un ottimo pezzo di combo per il mazzo, perché in pratica caliamo lui, reborn un 6 verso e poi possiamo entrare dentro il link 3 che ci serve in quel momento. Il Code Talker originale, il Code Talker invertito che va a farci specialare i mostri 6 verso da mano in una zona che questa carta punta. Una copia di Abdi Jammer che è sempre utile dentro il mazzo, perché se lo utilizziamo come materiale link il mostro che caleremo avrà la possibilità di fare un secondo attacco durante la battle. Security Dragon, se è collincato ci fa rimbalzare un mostro dell'avversario. Linguribo, lo giochiamo qua per avere qualche cosina che ci può aiutare nel matchup contro Robina Trappolosa, perché in pratica lui è un negate per trappole. La Lince, ve l'ho già detto prima perché è qua dentro. Link Spider e infine una copia di Linguribo. Passiamo quindi alla variante combo e cominciamo con il 3 per di Ibli. Nella pratica ci racconta che se lo utilizziamo come materiale link l'andremo poi ad evocare dalla parte di campo dell'avversario in posizione di difesa. Blocchiamo l'avversario fuori dalle special fino a quando non la manda via linkandolo oppure schiantandola contro la nostra board. Questo è il senso della carta. La Lady Diva l'abbiamo già vista prima, Microcoder idem, Parallel pure. Abbiamo poi un piccolo Engine Salaman con Gazzella e Spinny, God Generator che abbiamo già visto nella scorsa lista, idem il Dot Scraper, una copia del Gacciri. Se sul tavolino ci racconta che la prima volta che ogni mostro si è verso dovrebbe essere distrutto per effetto carte, questo turno non viene distrutto, che è un qualche cosa comunque di carino, anche se se gli avversari hanno il potere speciale di leggere non dovrebbe essere un problema, però gli effetti più interessanti della carta sono altri. Innanzitutto ci racconta che possiamo targettare un mostro con effetto sia basso che controlliamo, li neghiamo gli effetti e andiamo a specialare Gacciri da mano, e se lui viene mandato dal campo al cimitero possiamo targettare un mostro che controlliamo e unaffected dagli effetti dell'oppo fino alla fine del turno dell'avversario. Una copia di Addion, un altro comodo extender che possiamo andare a calare da mano, tutto qua. Una copia di Volantino Link, la cosa carina della carta è che è comunque un mostro zero d'attacco, quindi ce lo possiamo andare a prendere con la Piri Ray e lo possiamo andare a calare da mano in una zona puntata al nostro link, perché la sua è una condizione di evocazione. Formal Skipper, sempre carino, sempre simpatico, e in più se viene mandata via come materiale link abbiamo la possibilità di aggiungersi un mostro di livello 5 superiore 6 verso dal deck. Repartino entra con 3 Ash, 3 Corvi e 2 copie di Veiler. Poi 3 copie di Senet Codec. In pratica questa carta va a generare un sacco di risorse per noi, perché quando andiamo a calare un mostro Code Talker possiamo andare a prendere dal nostro mazzo un mostro 6 verso dello stesso attributo del Code Talker che abbiamo calato. Chiaramente però possiamo fare una data per attributo per turno in pratica, ma in ogni caso se non viene fermata va a generarci un sacco veramente di risorse che andremo a utilizzare per continuare poi con le nostre combo di mazzo. Abbiamo poi 3 copie di Mining per andare a prendere i pezzi che ci servono per far partire il mazzo, 3 copie di Piri Ray, abbiamo un bel po' di target che possiamo andare ad aggiungere con la carta. Colba dei Rave che non ha bisogno di alcuna presentazione, Salaman Great Sanctuary idem, Conflict ne abbiamo parlato prima, e l'ultima carta del main deck è una copia di Roar. Per la side, 3 copie di Droll, 3 Dimensional Barrier, 3 Cosmic Cyclone, 2 Rivalry, un Code Radiator, anche lui è un altro dei mostri che possiamo andare a utilizzare da mano come materiale link per calare Code Talker. Ci dà la possibilità di portare a zero l'attacco di un mostro dell'avversario e di negargli gli effetti. Mind Control, Red Reboot, e l'ultima carta del caso è Crosswipe, che ci racconta che possiamo tributare un 6 verso per targettare una carta sul terreno e romperla, ed è una magia quick. Nell'extra troviamo Access Code, chi l'avrebbe mai detto, Firewall, dopo l'errata è diventata una carta onestissima e dedicata soltanto ad alcuni dei mazzi 6 verso, quindi ci va benissimo. Avramax, se volete risparmiare qualche cosina potreste magari pensare di toglierlo per giocare una seconda copia dello Splash oppure per giocare il Trigate. Due Transcode, un Itzul, una copia di Xcode, simpatico perché può andare a locare main monster zone dell'avversario e in più va a pompare i mostri puntati da lui di 500 e li rende indistruttibili dagli effetti delle carte. I due Code Talker che abbiamo visto prima, Splash Mage, due copie del Link 1 Salaman, un Linguribo e una copia del Talkback. Talkback nella lista di prima non c'era, quindi diamo un'occhiata rapidissima all'effetto. Ci racconta che possiamo tributare un altro mostro 6 verso per targettare un Code Talker nel cimi con un numero originale diverso rispetto al mostro che abbiamo tributato e lo andiamo a specialare in una zona puntata da questa carta. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda le profile del giorno. Come al solito, se avete delle domande o volete semplicemente lasciare un commento qua, sentitevi liberi di farlo, sono sempre apprezzatissimi. E detto questo, io vi lascio alla sezione delle combo. Un saluto, alla prossima, ciao ciao!
Thank you.